Buonasera da Andrea Cartotto. Fare lezione a distanza con software libero è possibile. La soluzione gratuita, facile multipiattaforma, cioè utilizzabile dove vogliamo, si chiama Jitsi. Jitsi si raggiunge, ed è un sito internet, da un qualunque browser, cioè da un qualsiasi programma di navigazione. In questo caso io ho aperto il mio browser Google Chrome, ma avrei potuto aprire Mozilla Firefox. In ambiente, dunque, con sistema operativo Apple, avrei potuto aprire Safari. Ed ecco che appena all'interno del sito di Jitsi, io clicco su Start e Con e il lavoro del docente per avviare la video lezione è davvero così facilmente concluso. Chiudo un attimo con X la mia faccia, diciamo, esplicativa. Chiudo ulteriormente con X questo riquadro, se non vogliamo più vedere questo riquadro che ci invita ad installare un componente in più, contrassegniamo il quadratino Don't show me this again e non lo vedremo più apparire. L'insegnante sceglie un nome univoco, qua abbiamo un esempio insomma di alcune classi che ho avviato, un nome univoco per la nostra lezione, il programma la denomina room, cioè la nostra stanza, la nostra classe. Io suggerisco di mettere il nome della classe ed eventualmente anche una data, visto che potremo poi registrare anche la nostra lezione. Attenti, questo è il plus di Jitsi. Come vedete, non mi viene richiesto alcun account, ma io vado ad indicare, a digitare il nome della mia classe. Classe 1A 26 Feb, per esempio, e ho indicato anche la data di oggi. Ecco, tra un secondo, non appena attivati microfono e webcam, la finestra del nostro GIF. Ho cliccato in basso a destra sul pulsante Add Password, perché come potete vedere io posso anche aggiungere addirittura quindi, alla nostra video lezione, videoconferenza, una password per renderla ancora più protetta. Però c'è da dire che siccome io mi sto muovendo con la mia classe, i requisiti poi per usare Jitsi in sicurezza già ci sono tutti. Jitsi ci consente di avere connessione in modalità encrypted, dunque protetta, sicura. Jitsi, per i più attenti agli aspetti normativi, è, come segnalato anche sul forum stesso degli sviluppatori, GDPR compliant, in parole molto povere, risponde ed è conforme al regolamento europeo per la privacy e per le privacy. Inoltre, è veramente facile farlo utilizzare perché io devo avere un computer, lato docente ve lo consiglio, cioè è auspicabile, lato alunni anche semplicemente un dispositivo mobile, il famoso BIOD, cioè la possibilità per gli alunni in classe di utilizzare il dispositivo personale, si sviluppa in questo caso a distanza, cioè a casa gli alunni hanno senza dubbio nella maggior parte dei casi uno smartphone o un tablet personale. In molti casi lo hanno con sistema operativo Android ed hanno una app gratuita che si scarica dal Play Store che si chiama proprio Jitsi. Anzi, per essere precisi, e io la sto scorrendo con voi, l'app che noi abbiamo a disposizione e che andiamo ad utilizzare si chiama Jitsi Meet. Io la vado a cliccare e guardiamo come è semplice. Al di là del fatto naturalmente che alcune scritte possano non leggersi alla perfezione, ciò che conta è la riga che abbiamo qui in alto, perché la riga qui in alto è quella dove l'alunno banalmente deve solo indicare classe 1A 26 Feb, se utilizza la app, se utilizza il browser con un qualunque altro dispositivo, apre il suo programma di navigazione e ricopia meet.jit.si/classe1A26Feb. Breve commento dei pulsanti a disposizione dell'insegnante. In basso a sinistra, clic sul pulsante per condividere lo schermo. Se io lo clicco, la possibilità di condividere tutto ciò che sto facendo. Clic sul pulsante a forma di mano. Pensiamo in questo caso al nostro contesto scolastico abituale, l'alunno che alza la mano. Se io clicco sul pulsante, in questo caso c'è solo Andrea, cioè l'insegnante, ecco che vedete comparire in alto a destra, nel riquadro con il nome,
La prenotazione, per cui io posso decidere di dire ai miei alunni: ragazzi, un attimo, Marco, in questo caso Andrea, dimmi. E ho la sua prenotazione e l'indicatore di colore verde con le barre che attesta, diciamo, la qualità della sua connessione. Non appena io clicco in questo caso sulla mano, ho revocato la prenotazione, quindi la chiamata. Terzo pulsante, la chat testuale. La chat testuale è auspicabile in un contesto di video lezione, sia per non impegnare completamente la banda, ma perché l'insegnante che legge a sinistra, lo vedremo nella colonna di sinistra, proprio sopra il pulsante che vi sto mostrando, la chat, può valutare di rispondere in audio e con il suo viso alle domande che legge formulate testualmente. Ci spostiamo completamente a destra, insomma, al centro abbiamo il pulsante a forma di microfono per silenziare il microfono se del caso, una tosse ripetuta che in una video lezione potrebbe capitare, il pulsante rosso per abbandonare, il pulsante per impegnare meno la banda e disattivare la webcam. Ancora a destra, pulsante a forma di tre pallini, pulsante con il menu. Vedete una delle convenzioni senza didascalia a cui la tecnologia recente ci ha abituato. Ed ecco che abbiamo a destra, lo lasciate in lingua inglese, lo commentiamo, il nome dell'insegnante, controllo della qualità video, lasciamola anche così, francamente, la possibilità dello schermo intero, funzione già presente in molti programmi, cioè software autore per la LIM. Non devo avere l'attenzione distolta, io devo avere a schermo intero ciò che mi occorre. È molto interessante il pulsante Start Recording, perché a questo punto io poi salvo ed ho un file che contiene integralmente la mia video lezione. Cosa me ne faccio? Posso caricarla su un repository di soli video come YouTube, la posso caricare su Google Drive, ho la possibilità di avere anche il mio archivio. Poi abbiamo i settings, dunque le impostazioni. Vi mostro che se clicchiamo su More, funzione francamente interessante, io posso decidere che ognuno parta muto. Cioè, immaginiamo un pochino l'azione di disturbo che ci possa essere con tanti alunni che si collegano tutti insieme. Ecco, io ora vado a cliccare su OK, chi si connetterà partirà muto, dovrà attivare il microfono. Come fai a dirglielo? Beh, loro ci sentono, ricordiamoci, ma io poi ho la chat. Per cui io posso cliccare, ho a disposizione un riquadro testuale e io vado a scrivere: buongiorno a tutti, siamo pronti. Come scrivo questo, con tanto di cronologia, posso scrivere: vi ricordo appena entrati, ora utilizzeremo la app Jitsi Meet, di attivare il microfono. Guardate, l'app Jitsi Meet, l'ho mostrata anche prima, è veramente semplice. Se qui la mia stanza è classe 1A26 Feb, io copio classe 1A26 Feb. Qui in alto, poi clicco Unisciti, pulsante azzurro. Ora, naturalmente, ho la possibilità, insomma, ho un po' di ritorno, perché in questo caso sono comunque molto, molto vicino al mio computer del docente, per cui, se notate, avevo questo rimbombo, però nella realtà è perché io simulavo di essere discente e sono veramente a una breve distanza. Nella realtà, ve lo rimostro un secondo. Ora, andiamo un pochino meglio. Lo allontano, un pochino di disturbo ancora lo sentiamo. L'alunno è qui e l'alunno in questo caso è l'alunno Andrea Cartoffo. D'accordo? Così come il docente è Andrea. Tenete conto, ora io esco, che a distanza questo riverbero non c'è. D'accordo? Avrò una colonna di riquadri dove ogni riquadro corrisponderà all'alunno. Addirittura Jitsi capisce, mi avvisa con questo piccolo riquadro che io chiudo con X, se c'è un'azione di disturbo nel mio microfono. La chat sono libero anche di chiuderla se non mi occorre con X. E a partire da questo momento io spiego. Vedete che l'indicatore
prima con il verde ci dava una connessione pressoché perfetta o comunque ottimale, con il giallo indica una connessione, insomma, che ha avuto un piccolo calo. Con il tasto, con il pulsante rosso ci indicherebbe una connessione fortemente a rischio. Voglio occupare meno banda, cosa faccio? Posso cliccare sul pulsante a forma di webcam e disattivo la videocamera e parlo. I miei alunni possono ascoltarmi in audio, d'accordo? Vi mostro un secondo l'opzione di cui ho parlato nel commento che facevo prima delle opzioni. Se io ora attivo con i tre menu, con i tre pallini il menu e vado a cliccare su Start Recording, vedete che ho la possibilità, Start Recording, di poter avviare, in questo caso sto già registrando, non posso farlo, insomma, due volte, posso cliccare su Start Recording e registrare la mia lezione. Cioè, ho veramente una web app che mi consente di adempiere a tutte le necessità del docente a distanza. Riattivo la webcam con un semplice clic, tra un istante mi rivedrete. Allora, vado a chiudere, quindi a interrompere la nostra video lezione con la cornetta rossa. Segnalo che poi ciascun alunno avrà un suo riquadro e ciascun alunno a sua volta i tre pallini. Io posso dare il kick off, il calcetto, cioè allontanare un alunno che disturbi, qualcuno che è venuto a conoscenza del nome della room, ecco, ritenuto di non mettere la password, non deve essere presente, quindi lo espello. Ho massima gestione nella mia video lezione. La tecnologia, signori, c'è a nostra disposizione per rendere efficace la didattica e i nostri messaggi. A questo punto io vado a interrompere, cliccando sulla cornetta rossa, vedete che Jitsi chiede di valutare l'esperienza che io ho avuto. In questo caso assegno 4 stelle e poi clicco su Submit, cioè l'invia. Francamente opzione del tutto facoltativa. Vado a chiudere con X e ancora con X e ancora con X e voglio valorizzare un sito internet. Qua siamo su Wikibooks. Di nuovo piattaforma in stile Wikipedia, o meglio ancora Wikipedia, dove grazie ai docenti Matteo Ruffoni e Paolo Mauri è possibile avere a disposizione una guida ulteriormente esplicativa in formato testo con alcune immagini sull'utilizzo completo di Jitsi. Naturalmente più è ottimale la qualità della webcam della postazione che l'insegnante utilizza, maggiore sarà la qualità percepita anche dagli alunni stessi. Chiudo con un piccolo particolare. Bello Jitsi, ma perché lo devo preferire ad altre soluzioni, ad esempio? Vi do la spiegazione normativa. Codice amministrazione digitale. Abbiamo una serie di risultati e naturalmente ci sono risultati poi voglio dire, ancora più ufficiali, penso all'agenda per il digitale, quindi all'agenzia che si occupa della tematica digitale all'interno del nostro paese. Qui ho fatto una ricerca mediante parole chiave con Google, posso prendere anche il primo risultato presente, perché ciò che mi interessa è farvi capire che il software libero nella didattica non è una scelta di gusto, ma è una scelta etica e legale. L'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, valevole per tutta la pubblica amministrazione, scuola compresa, dice che il docente, cioè la pubblica amministrazione in genere, ma anche l'insegnante, fa una valutazione comparativa prima di adottare un software o uno strumento tecnologico e la fa vedendo se per ciò che deve fare esistono software liberi o a codice aperto. Esempio. Necessito di video scrittura? Ok, Microsoft Word, soluzione assolutamente lecita, è una soluzione proprietaria. Se io conosco LibreOffice e decido di utilizzarlo a parità di efficacia, io sono libero di farlo, anzi sono rispondente all'articolo 68 del CAD. Se io devo fare una video lezione, perché magari la mia scuola non ha ambienti digitali già strutturati come Google Classroom, piuttosto di
altri ambienti come Moodle, Edmodo, WeSchool. A questo punto ho software libero? Sì. L'ho facile multipiattaforma? Sì, uso Jitsi. Sono anche perfettamente rispondente all'articolo 68 del CAD, Codice dell'Amministrazione Digitale. Spero con questo videocorso di essere stato esaustivo, ma ancora di più di aver lanciato un seme, affinché non siano solo le problematiche oggettive di questi giorni legate alla sanità pubblica ad indurci a spingere sull'uso della tecnologia, ma di introdurre, perché è inclusiva, la tecnologia in ogni ordine e grado di istruzione e soprattutto rendendola alla portata di ciascun docente. La tecnologia siamo noi, ciò che è tecnologico è neutrale, ma il nostro utilizzo rende lo strumento buono o cattivo, utile o non utile. Ancora un saluto e un augurio di buon lavoro a tutti, docenti e discenti, cioè alunni, da Andrea Cartotto.